Ciao a tutti! Oggi prepareremo il migliaccio salato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono ricotta, semolino, latte intero, uova, strutto, latte parzialmente scremato, parmigiano, pecorino, salame a dadini, provola dolce a dadini, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, quello parzialmente scremato, lo strutto e il sale. E portiamo a ebollizione per 7 minuti, 100 gradi, velocità 2. Aggiungiamo adesso il semolino e lo facciamo cuocere per 3 minuti, 100 gradi, velocità 2 spatolando. Trasferiamo il composto in una ciotola, copriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo intiepidire. Senza lavare il boccale, adesso metteremo nel boccale la ricotta, il parmigiano, il pecorino, la noce moscata, il pepe, il sale e le uova. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il latte intero e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo il semolino e facciamo amalgamare per un minuto e 30 secondi a velocità 5. Spatolando. Aggiungiamo adesso il salame e il formaggio. Ed amalgamare per 30 secondi, antiorario, velocità 3, spatolando. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo da 28 cm ben imburrato. Adesso cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 60 minuti, dopodiché coprire con l'alluminio, abbassare il forno a 150 gradi e proseguire la cottura per altri 40 minuti.
Il migliaccio è cotto, lasciamolo intiepidire prima di rimuoverlo dallo stampo. Migliaccio salato! Grazie e alla prossima ricetta!